Ciao a tutti bambini, sono Erika di Segniamo Bimbi. Oggi sono qui perché vorrei spiegarvi la differenza tra due parole. La prima, gesto, la seconda, segno. Siamo conosciuti perché siamo un popolo di grandi gesticolatori. Cosa vuol dire? Che mentre parliamo muoviamo tanto il nostro corpo, muoviamo le spalle, muoviamo le sopracciglia, facciamo strane espressioni del viso, muoviamo tanto le mani. Questi movimenti che facciamo con il nostro corpo si chiamano gesti, ma il gesto non ha un significato. Cosa vuol dire? Io posso gesticolare mentre parlo, posso muovere le mie mani, muovere le mie braccia, le mie spalle, ma questi movimenti, se io li faccio senza pronunciare nulla, non hanno significato. Facciamo un esempio. Mamma mia, quello lì è proprio fuori di testa. Ma cosa vuoi? Non ti ho detto nulla io. Ma va, sei sempre il solito esagerato. Adesso proviamo a riguardare questi esempi senza l'audio. Vediamo se ci capiamo qualcosa. Bimbi, avete capito qualcosa? Io non tanto, sinceramente. Quindi, come potete vedere, il gesto è un supporto alla lingua vocale, un supporto del nostro non verbale, del nostro corpo, a ciò che stiamo dicendo. Passiamo adesso alla seconda parola, segno. Cos'è un segno? Allora, un segno, esattamente come la parola, è carico di significato. Cosa vuol dire? Non possiamo creare dei segni a caso senza seguire delle regole ben precise, come non possiamo creare delle parole a caso senza seguire delle regole ben precise. Il segno ha un vero significato, esattamente come lo hanno le parole della lingua vocale. Portiamo un esempio. Se io segno... Come potete vedere, bimbi, se io conosco questa lingua posso tranquillamente comprendere cosa ho detto anche se non ho il supporto della lingua vocale. Perché? Perché ad ogni segno corrisponde un significato. Quindi, bimbi, concludendo, abbiamo capito qual è la differenza tra gesto e segno? Gesto e segno? Direi proprio di sì. Il gesto lo utilizziamo noi udenti quando parliamo e abbiamo bisogno di muovere anche il nostro corpo e non ha un significato, mentre il segno è carico di significato esattamente come le parole. Spero che questo video vi sia stato utile e continuate a seguire Segniamo Bimbi sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook, la pagina Instagram e venite a curiosare sul nostro sito www.segniamobimbi.it. Bacio bambini, a presto, ciao!